Quello che capita al pittore di fronte alla tela vuota non è mai una cosa data per scontato. Il pittore spesso è come se pensasse con le mani, c'è una perfetta affinità tra il pensiero e le mani. Non si può realizzare nulla senza poi farlo effettivamente. Il quadro si evolve durante l'esecuzione anche scendendo a patti con la materia stessa che lo compone. Che la materia in sé è estremamente comunicativa e voglio pensare che questa sensazione che il materiale restituisce al pittore durante l'esecuzione possa poi essere conservato anche nel tempo una volta che il quadro è concluso. Ogni materiale pone al pittore delle problematiche completamente diverse. Mi sono trovato ad avere a che fare con diversi materiali e diversi soggetti. E lo stesso soggetto dipinto con materiali completamente differenti, come potrebbe essere appunto la cenere o l'olio di motore, garantisce poi un dipinto finale completamente differente. La cenere è stato il primo materiale che ho scoperto. Era il 2004, se non sbaglio, il primo lavoro che ho realizzato con la cenere. Prima ho sempre lavorato con materiali, con dei pigmenti monocromatici, ma non avevano origini naturali così specifiche. La cenere è un materiale interessantissimo perché ha il vantaggio di essere completamente impalpabile e senza impurità, tant'è che veniva utilizzato nella cultura sia contadina che anticamente veniva utilizzato per svariati usi, dallo sbiancare i tessuti, al pulire i vetri, al dare azoto nei campi. Il senso della cenere è anche fondamentalmente legato a una liturgia, quasi una liturgia della pittura. Non a caso la cenere e l'olio sono i due elementi principali di molte religioni. Sono due elementi purificatori, proprio perché la cenere ha attraversato il fuoco e come elemento purificatore ora è un elemento perfetto e senza batteri. In più la cenere conserva la memoria del legno combusto da cui ha origine e questo fatto mi ha sempre profondamente colpito. Mi ha spinto poi a cercare la cenere di diversi legni in diverse aree geografiche. In Italia e anche all'estero. Mi è capitato di tornare dal Canada con la valigia piena di cortecce di betulla e da quello ricavarne una cenere molto particolare, molto molto fine, molto sottile. Flash of power, the gleam of oil. In the sky, the power of oil conquering the heights. On the sea, the might of petroleum pulsing in great engines of the liners that traverse the deep. On land, oil feeds the fiery furnace or drives the diesel engines along far-flung rails of steel. And on the open road, well, you know what makes your auto run. For millions of years, this source of power slept peacefully in the dark recesses of the earth until modern magic loosed the liquid energy from its subterranean prison. Dopo praticamente 6 anni che ho lavorato con la cenere, ho voluto cercare un materiale che avesse in qualche modo un legame, seppur vegetale, che comunque all'origine del petrolio vi è anticamente un legame vegetale, un'origine vegetale. Cercavo un materiale che fosse più legato alla contemporaneità,
ai nostro tempo. E dopo un po' di esperimenti ho fatto un buon lavoro con dell'olio di motore. L'olio di motore ha una fortissima pigmentazione, perché è olio di motore esausto, per cui che è passato attraverso la macchina. Mi piace pensare che esista una traccia di memoria all'interno del materiale che uso. Conserva in sé una memoria di storie, di una biologia, di una biografia di tutte le persone che con quel materiale sono entrate in relazione. Più la materia è nera, più si ha difficoltà a ottenerne i bianchi, proprio perché si dipinge spesso sul bagnato. Quindi più la pigmentazione del nero è profonda, più a raggiungere la luce, il bianco, risulta complicato. Prima di scoprire la terra, la cenere come pigmento principale del mio lavoro, prendevo i pigmenti puri, che avevano questi nomi: terra di siena bruciata, nero di lampada, oppure terra di siena naturale, ocra gialla. Soprattutto le terre avevano proprio nomi molto semplici. Mi sono semplicemente chiesto quale fosse l'origine di questa terra. Terra di siena naturale, terra di siena naturale. Per cui se a Siena effettivamente c'è un colore della terra molto, molto rossiccio, con quella particolare sfumatura che è esattamente il colore terra di Siena naturale, proprio esattamente quello. Quindi mi sono chiesto perché dovrò lavorare con il tubetto quando posso in realtà avere una relazione con un paesaggio, con un luogo fisico e geografico, con delle persone, con una storia, con una cultura in una determinata area geografica. Mi sembra più interessante recuperare questo aspetto anche performativo all'interno della pittura e andare nei luoghi specifici a raccogliere dei materiali che possano aprire anche il senso di un lavoro sotto molti altri aspetti. Fernando Pessoa diceva che le cose sono, più del tempo in cui sembrano cambiare e più dello spazio in cui sembra contenerle, e dava enfasi a questo sono. Per cui non sono solito usare la cenere, l'olio o altri materiali come simboli, perché simboli di qualcosa, ma li uso proprio perché sono. L'uomo di terra è una novità nel mio lavoro. Praticamente nasce da una suggestione molto, molto semplice, l'idea dell'uomo impastato nell'argilla, che è un'iconografia pressoché ancestrale, comune a moltissime religioni. Mi interessava il fatto di lavorare fisicamente con una materia come la terra, prelevata in questo caso in Toscana, andare in un luogo a prelevare in un determinato luogo quella determinata materia, immette il soggetto in un universo più ampio.
Beh, lavorare con la carta intelata mi permette di dare senso all'immagine anche dopo che l'immagine è stata dipinta, per cui il dipinto è soltanto l'inizio. Dopodiché si apre tutto il mondo della manipolazione dell'immagine, che apre nuovi significati, nuovi sensi. E l'origami è un gioco che mi piace fare con la carta, perché permette di strutturare l'immagine, di frammentare l'immagine attraverso delle linee che vanno a crearne quasi una struttura nascosta, quasi una struttura preesistente dietro l'immagine stessa. L'ultimo intervento che faccio sulla tele sono appunto dei segni bianchi, strappi, crepe, soggetto. È come se avessi bisogno di un layer che incastri tutti questi elementi, e il layer è questo bianco. Aiuta al dinamismo del quadro, esplicita la direzione della luce, concentra l'attenzione dell'osservatore in un determinato punto e sia tiene assieme tutti gli elementi. Quando finisci il lavoro, a un certo punto dici: ok, è chiaramente così, cioè la pittura, questo segno bianco deve arrivare esattamente da quella direzione. Poi chiaramente sceglie lui la forza, cioè è casuale. Quando mi sembravano troppo casuali, allora ho voluto cercare anche invece un senso maggiore. Per cui da una parte spesso sono una forma del soggetto, però ripresa da una dimensione, da una vista aerea. E poi sono diventata invece una traccia umana all'interno del paesaggio. Quasi anche in quel caso la figura nel paesaggio non esiste, non c'è, non appare, però c'è una traccia. Sono arrivato alla convinzione che alla fine non esiste differenza tra il paesaggio e la figura, soprattutto per come la tratto io. E questo concetto l'ho voluto esplicitare in una serie che ho chiamato Aleifar Canon, che si riferisce proprio al tema del canone greco, non da un punto di vista formale, che non mi interessa, più da un punto di vista concettuale. Il paesaggio non incontra mai la figura e viceversa. Sono in un costante dialogo senza mai quasi afferrarsi. La balena in sé l'ho sempre vista come un paesaggio vivente, proprio perché l'occhio umano non riesce a cogliere la balena nella sua interezza. Qualcosa sfuma, come la memoria, come i ricordi. Mi ricordo per esempio che quando ero piccolo di aver abitato nella casa dei miei nonni. Era una casa come quella di molti nonni, piena di tessuti, tappeti molto molto densi, molto molto con una decorazione molto pesante, e mobili anche molto pesanti. E mi ricordo che quando dormivo appunto nella casa dei miei nonni, sentivo nella stanza di fianco i miei nonni parlare, e le voci mi giungevano ovattate come da una profondità marina. E in quei momenti mi ricordo di aver pensato al canto delle balene.
ogni tela è legata ad un ricordo d'infanzia di quello che ho voluto chiamare le planimetrie della memoria, ossia il ricordo di tutte le planimetrie di tutte le case che abbiamo abitato nella nostra vita. Planimetrie che abbiamo imparato e poi abbiamo dimenticato. Strange House in the Wood rappresenta una serie di boschi trentini, per la precisione sono la zona sopra Bressanone. Mi capitava spesso, passeggiando nei boschi, di accorgermi di come passeggiando tenessi lo sguardo fisso verso le radici degli alberi, verso il basso piuttosto che verso l'alto, quasi a ricercare una specie di percorso, un sentiero che non esisteva all'interno di questo bosco. Quasi a cercare un punto di arrivo, un traguardo, un luogo da raggiungere. E questo Strange House in the Wood è proprio questo luogo. Tant'è che ho lasciato il titolo Strange House in the Wood anche quando la casa non c'è. La sensazione che ho avuto passeggiando in quei boschi era di raggiungere un luogo che non esisteva o che non esisteva più. Che magari esisteva in passato. La pittura non è una dimensione che non si esplicita mai completamente, per cui vi è un lato di mistero che difficilmente con le parole si riesce a comunicare.